Batte le mani, batte. Sì. Batte bene. Bravi. 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 Insaccalo. Spettacolo superbo. Ma che è superbo? Ma insomma, divertente. Ma guarda un po' che porcheria. Ma mi su nove. Non è che a Milano una roba simile. E a dormire. Che fai schifi! Per dirsi me che fai schifi! Vale, me che vada via, va, se no ti fiora dei mat, ma mi su nove. Ma che fa? Va via anche lei? Come adesso viene il bello? Bello! Vince la rappresentanza jugoslava per 11-1! E quel Lasseri e quel bel? Insomma, non ma è... Ma c'è pa' per un bamba? Ma che il vaga c'è pa' di rat che le me? Oh, e che no, so i rat? Oh, caro, buonasera, signora. Aspetti, questa non ce la doveva proprio fare. Uè, sì, i nanetti li porti a Gorgonzola, mica a Gorgonzola. Ma che c'è preso per pizzicalo? No. Commendatore? Commendatore? Commendatore, permette? Ma come le è venuto in mente che i nanetti sarebbero piaciuti? Alla corte dei miei avi c'erano sempre due o tre nani per divertire gli ospiti. Perché mi sono preso un segretario nobile? Calamini Calamari! Chi ha detto, scusi? Io non ho parlato. Calamini Calamari! E che vuole sto ragazzino? Ha detto che vogliono essere pagati subito. E va bene, gli dica che non ho soldi e che se stanno buoni più tardi gli do le caramelle. Calamandù, calamandì, calamari, calamini. Che ha detto adesso? Ha detto che le caramelle le dà sua sorella. A mia sorella. Poi dico ragazzino, modera i termini, no? Non ho soldi, vuol dire che lunedì, martedì, quando posso pago. Dipende dal tempo che impiega la direzione del Totocalcio a pagare le vincite. Paga che i soldi del Totocalcio, a lui. E che li vuoi pagare coi soldi del... Ma parla napoletano questo? Oh. Sì, e voglio esatto subito, perché se non mi dai, ti spacca la faccia e ti rompo pure il lente, hai capito? A chi spacchi la faccia? A te! Ti do una pizza che ti abbasso, li metti piano, piano! Ma questa è un'aggressione! Piccoli criminali! E mo, sientami pure, ti diamo 10 minuti di tempo. Se non mi dai i soldi, quando torniamo, troviamo pure l'orista, hai capito, sì o no? Chiamoci! Monete, un po', però gli occhiali non me li ha rotti! Aia! Mi lasci stare, mi pulisco da me. Aia! Cachet antidolor? No, grazie, no. Questo fa passare anche i crampi della fame, sa? Ma è possibile che ci siamo giocati anche la piazza di Milano? Qui ci sono i milioni! Sì, ma hanno i gusti difficili. Per carità, sa che faccio? Io ho deciso, sa? Io vado da Ercole via Catania, ti faccio prestare i soldi, pago i nani e non se ne parla più. Sì, sì, perché quelli fra 10 minuti tornano. Scusi, signor vigile, permette? Vai là. Via Catania, per piacere. Dunque, via Catania, via Catania. Catania. La strada. Dov'è via Catania? Ecco, noi lo volevamo sapere da lei. Appunto. Vogliamo guardare la guida? E guardiamo la guida. Guardiamo la guida. E guardiamo la guida. Guardiamo la guida. Via Catania. Scusi, no, eh? Mi apparto e consulto. Che tipo. Tesoro, vieni nel sogno anche tu. Nei viali del cielo insieme con te salirò. Guarda un po'. Uniti a corci vedrà. Felici da mangiare. Che c'è, commendatore? Sento un odore. Milione, mi creda. Sono sicuro, mio caro Hans. La mia scoperta, se sfruttata bene, può rendere milione, milione, un milione. A me pare che la sua scoperta può avere un alto valore scientifico. Ma quanto ai milioni? No. No, mio caro Hans, se in mano a una persona di pochi scrupoli può rendere veramente milione, milione, un milione. Bicchè. Prego. Gli avevo detto io che c'era odore di milioni. Dove va? E vado a scoprire cos'è questa scoperta che rende milioni. Sì, ma in mano a una persona di pochi scrupoli. E perché io che so? Oh. Ecco, meine liebe Maschine, oh, schön, schön. Eccola, io con questa macchina sono riuscito a superare la barriera del tempo. Cioè posso percorrere la dimensione tempo avanti e indietro. Sclar? Ah, chiarissimo. Ogni oggetto, per esempio, questo cappello ha 3 dimensioni, larghezza, lunghezza, spessore, ma anche un'altra dimensione, la durata.
Io con questa macchina posso andare avanti fino al 2000, al 3000. Oppure posso andare indietro all'anno passato, a un secolo fa, fino a millenni e millenni avanti Cristo. Formidabile. Ma io non vedo ancora come possa ricavarne milioni. Nemmeno io. Ma certo, pensi a un tale che partendo con questa macchina si porti nel futuro anche immediato. E con le mani potrebbe partire anche subito per correggere gli errori di storia dei nostri libri di testo. Che fesso. Ma la macchina è a punto? La potrei usare anche subito. La sperimenterò io stesso. Forse domani. Stasera ho mangiato troppo vite, professore. Ho finito sei mangiato. Formidabile, formidabile. Mi raccomando, il segreto. Oh, non dubiti, si fidi di me. Acqua in bocca. Non si fidi di noi. Acqua alla gola. Ciao tesoro. Ha sentito quei due che hanno detto? Attento alla testa. Milionen, milionen e milionen. Che bella macchina. Bella. Dov'è la luce? L'interruttore. Ah, piano piano. Andiamo. Ma andiamo dove, commendatore? Andiamo un momento nell'anno prossimo e poi torniamo, eh? Ma cos'è, commendatore? Una crociera? Oh, è un giro d'affari, ha capito? Diamo una guardata a tutte le vincite del lotto, delle lotterie e poi torniamo subito. Ma ci pensa lei. In un anno, un 13 alla settimana, 10 cinquini ogni 8 giorni e poi le lotterie. Monzagnano, Merano, Tripoli. No, commendatore, guardi che quella di Tripoli non c'è più. Ma c'è Canzonissima. 100 milioni, eh? Ah, oh, mi fa male la testa solo a pensarci. Vieni, no, cosa fa? Fermo. Salga. No. Sta pure comodi, sa? No. Salga. No, io non salgo. Salga. No, commendatore, guardi che... Guardi, gliel'ordino, eh? C'è una leva lì? Sì. C'è scritto avanti? Sì, c'è scritto avanti. Muova la leva. Fa la volontà del commendatore Protetti. E basta. Oh! Torniamo indietro! Ha sbagliato leva! Ma chi sono questi? Ma vengono dal cielo, forse li avrà mandati Giove. Sì, sì, Giove è arrabbiato con noi perché abbiamo lasciato partire Ercole contro il ciclope. Se ci fosse Ercole già li avrebbe abbattuti. Ho capito tutto, siamo arrivati a Cinecittà dove sta girando un film mitologico. Ma no, commendatore, magari, guardi, qui le mura sono vere. Ma che bene, aspetti, eh. Scusi tanto. Ma hanno paura di noi, scappano. E perché scappano? Io qui non ci sono mai stato, non ho mai chiesto una lira a nessuno. Chi siete, o stranieri? Che volete? Ecco. Noi vorremmo sapere dove siamo. Siete nella felice città di Amfiossa, sotto il felice regno del grande re Euristeo, che mi ha fatto felicemente accecare perché parteggiavo per Ercole. Euristeo, io lo conosco. Meno male, è un amico suo. Ma no, l'ho studiato a scuola. Euristeo, il re dell'Argolide, quello che ha imposto a Ercole le 12 fatiche. Allora è uno che fa lavorare, io vado. Ma no, commendatore, viveva nel 5000 AC. Noi ci troviamo nel 5000 AC. Salute. Ma come salute? Dico salute. Ma no, 5000 C, avanti Cristo. 7000 anni fa. Signor Conte, pure qui le guardie. Ehi, voi due. Ho capito, signor Vigile, non si può parcheggiare, andiamo via subito, eh. Andiamo. Chi siete, cosa volete e da dove venite? Polizia. Faccia vedere i documenti, sì. Passaporto, tutto. Ecco, questa è la mia patente. Beh. E io questi caratteri non li so leggere. Ecco, questo è un documento regolarmente rilasciato dalla questura di Roma, vede? Roma. Roma. E che cos'è questa Roma, eh?
Roma. Questo non sa nemmeno che è Roma. Ma allora sono proprio burini qua. Ma no, commendatore, Roma non esiste ancora. Come non esiste? No. Beh, comunque voi due, seguiteci alla Reggia, presto. Alla Reggia? Andiamo. Qui c'è ancora la monarchia. Sarà contento lei che è nobile, signor Conte. Si capisce, perché la monarchia è sinonimo di buone maniere e gentilezza. La vostra sorte sarà decisa dal grande re Euristeo. Beh, insomma, sei un monarchico vilano, ecco. Euristeo, oh grande re Euristeo, hai comunicato a Deianira, la fidanzata di Ercole, il tuo proposito di sposarla? Non sappiamo ancora se Ercole è morto. Taci, eccola. Buongiorno, Deianira. Vieni, 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 vieni qui a sedere con me. Questo è il tuo posto? Sì, ma quello non è il tuo. È di Ercole. Come osi parlarmi così? Tu ti approfitti del mio smisurato amore, ma non esagerare, eh? Hai chiesto di vedermi? Beh, cosa vuoi? Voglio che tu veda nella sfera della Indovine Cubona cosa accade in questo momento ad Ercole. Se egli è vivo, lo aspetterò. Commendatore! Che c'è? Guardi! Sfera della verità, sfera dell'incantamento, fammi vedere dove sta Ercole in questo momento. Che roba è? Ma deve essere una specie di televisore. Ma non si vede niente. Calma, Euristeo, lascia che si riscaldi. Vedi, Euristeo, il ciclope è morto. Ercole l'ha già ucciso. Ercole tornerà. No, il ciclope non è morto. Si sta risvegliando dopo aver digerito Ercole. Taci, Caifante! Non ci crederò mai. Ercole non può essere morto. Ma indigeste, sì. Io sono umano. No, ma perché? Non abbiamo fatto niente. Lo faccia per i bambini. Se ne va. No? Sì. Ma che fa? La montagna sposta. Aiuto. Mamma mia, eccolo che viene. Tante pecorelle. Sarà l'intervallo, ciò, Ah, oh, le pecore! Oh, un trucco di Ercole, divino figlio di Giove! Se questo continua a soffiare, mi viene la polmonite! Ma che polmonite? E non mi lasciare! Va via! Eccellenza, la prego, non c'è di voti! E io figlie numerose siamo! La carne non la mangi, mangi il pesce! Il fosforo fa tanto bene al cervello. E poi pure venerdì? Anzi, le faccio osservare che il mio amico qui presente ha la faccia del pesce. Oh! Peggio l'amico mio con la faccia del pesce! Peggio, peggio! È triste, è triste! Ai, ai, ai! Vedo che l'ho convinta. Mi fa l'occhietto. Si è arrabbiato. Se ne va. Speriamo. Modo di cucinare, va bene la carota, va bene l'aglio, ma qui ci manca il sale, il fede, il petrosino, il prezzemolo, il sedano. Se vuole gli odori li andiamo a prendere noi. Si avvicina la fine, no, no. Saluti, ingraziate. Uccidere mai, io ucciderò il ciclope in combattimento come Anteo, come tutti gli altri. Seccato, sporco, alzate! Ci vuole mangiare, Piedoni piatti! Commendatore! Commendatore, cornuto! Pio questa maledetta palma, non ci credo, non è vero niente! Sono cattiva, Euristeo! Scusa, però, è Cubona e buona assai. Sì, ma Deianira è un'altra cosa. Ma è Cubona, è buona. Sì, ma Deianira...
È cubana. È buona. Sì. Complimenti, o grande re Euristeo. Parla, o Fetonte. Come ha detto che si chiama? Fetonte. Ah, la faccia ce l'ha. O mio re, questi due stranieri, l'uomo dagli occhi di vetro e l'uomo cammello, sono piovuti dal cielo a cavallo di un ordigno infernale. Sì, e il popolo dice che sono inviati da Giove e amici di Ercole. Siete amici di Ercole? Altro che, si figuri che mi voleva cedere il numero internazionale delle lottatrici nel fango per poche lire. Siamo amici d'infanzia. Stia zitto, commendatore. È vero, andavamo a scuola insieme. Dai. Cosa blatera costui? Io non lo capisco. Non importa, ha dichiarato di essere amico di Ercole. Ma no, no, guardi che lui parla di un altro Ercole. Di Ercole ce n'è uno solo ed è anche troppo. Ha visto? Li buttiamo vivi nel pozzo della morte. Prendermi? Sì. Fetonte? Sì. Buttiamoli. Li buttiamo via. Ma... nel pozzo della morte. Quante Fetonte questo? Avanti, giù le mani, giù le mani, ma cosa sono? Camminate, portate via. Belle maniere. Hanno chiuso. Dai, leone, il coccodrillo, le iene. E che è il giardino zoologico? E va bene, calma, no? Calma, vuol dire che loro laggiù, noi stiamo qua e basta non cascare sotto. Dentro si muove! È una bestia? Ma no, la parete qui dentro si muove! Ma che fa, Cerconte? Eppure questa si stringe! Cerconte, venga qui! Questi ci fanno fare la morte del sorcio! Che facciamo adesso? Cerconte! Presto, si butti di sotto! Ma ci sono quelli! Appunto, si butti, così quando mi butto io non hanno più appetito! Guardi quello là, quanto è bello! No, no, il coccodrillo no! Quello quando a mangiare si mette a piangere! Io non posso sentire piangere, no, no, no! Allora è meglio lei dalle iene! No, le iene si mettono a ridere, mi fanno rabbia! Allora il leone! Ma perché cosa fanno i leoni dopo mangiato? E che ne so, chi mi ha visto qualche volta a pranzo con un leone? Scusi, attenzione. Si muovono! Come dove si muovono? Presto, non si metta a perdere, si butti! Si butti! Ma si butti lei, scusi, è sempre un mio dipendente! Ecco, dai! Ma almeno mi faccia un po' di posto, metta la pancia dentro! Eh sì, sto a pensare alla pancia! Chi me l'avesse detto morire 7000 anni prima d'essere nato? E guancia guancia con lei, che ha pure la barba dura! E va bene, nobiltà e popolo finalmente uniti! Addio, commendatore! Addio, Rosteghì! È la fine! È la fine! Chi è? È la morte che ci chiama. La morte? Sì. Venite, presto. No, è una bella ragazza. Dove sta? È qua. E che vuole? Deianira vi aspetta. Siamo salvi? Sì. Salti il pasto oggi, Ma per un'altra volta. Segui. Grazie per averci salvato la vita. Ma perché l'ha fatto? Perché siete amici di Ercole. È vero che siete amici di Ercole, no? Come no? Ma veramente l'Ercole di cui parlava lui è lo stesso Ercole di cui parla lei. Perché di Ercole ce n'è uno solo. Chissà che farei per Ercole. Correte incontro a lui, ditegli che sono in pericolo. Correte, vi prego. Là, di là. Grazie, signora. E cos'è questo? È il baciamano, un segno di omaggio che si usa nella nostra epoca. No, da noi si usa soltanto con chi porta le gonne. Preti e donne. Andiamo che tardi. Sì. Ma scusi, Ercole non le ha mai baciato la mano? Ma no, no, Ercole mi stringe a sé sino a levarmi il fiato e questo è tutto. Materiale. Grazie, grazie di nuovo. Rosteghì. Sì, 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 sì. Com'è gentile e distinto l'uomo cammello. Se fosse anche forte come Ercole, sarebbe il mio uomo ideale. Venga, sì. Signor Conte, alle porte della città ci siamo. Adesso basta uscire fuori, no? Ma come, vestiti così? No! No, ci vediamo come loro. Ha capito, vedrà che per ora non succede niente. Sì. Ecco, venga. Mi dia la borsa. Che numero porta di corazza? Non lo so, non l'ho mai portata. Tenga l'ombrello. Le grazie. Mi dia questo. Sì. Tenga quest'altro. Del no, senti, no, ma guardi che sono mai aiuta, eh. Accidenti, a queste ruote spezzano le gambe. A chi lo dici? Io quando trasporto il latte in città, arriva che è diventato burro.
Con tutte le tasse che si pagano, non hanno neanche risolto il problema delle ruote. Alto là, chi sei? Sono Aimone, il villico. Questo è il mio lascia passare. E questo chi è? È un viandante, mi ha chiesto un passaggio. Non lo conosco. Ah sì, e tu dai passaggi agli stranieri? Che razza di modi sono questi? Cose impari. Costui potrebbe essere un nemico del nostro grande re. Bravo sentinella, hai fatto il tuo dovere. Levi, Levi, fuori la guardia! Avanti, presto! Il primo che arriva, ultimo lo sbatto dentro! Silenzio, avanti, via! Presto, presto, commendatore! E che presto? Lo spazzolone non entra, ecco! Presto, ci scopriranno! Va bene, ma se c'ho tutto il ferro qui sul naso, proprio non vede? Si tolga gli occhiali! Ah, già! Ehi, voi due, alla durata, presto! Scusi tanto, io vorrei marcare visita. Silenzio, non capisco! È il primo che arriva, ultimo lo sbatto dentro! Nuova questa. Andiamo, andiamo. Giocone? Giocone? Dov'è? Sono qua, su, mi dia la mano, su. Ecco, così. Venga qua, e qua attento, Sono venuto per rendermi conto se posso fidarmi di voi. Com'è la vostra obbedienza? Pronta! È cieca! Quanto cieca può essere scelto. Silenzio! Seduti. Seduti. Voi due, venite fuori. Combattete fra voi fino alla morte di uno dei due. Siamo pronti, o grande re! E che son matti? Alla morte. Muoio felice. Ti ringrazio dell'onore, o grande re. Va all'averlo. Lo ringrazio pure. Molto bene, sono quasi contento. Bel cretino. Voi due là in piedi, quello un po' gobbo e quello grasso. Venite avanti. E noi? Hai indovinato. Ehi, voi due, forza, che avreste paura. Avete visto di che cosa sono stati capaci i vostri compagni? Fate altrettanto. Noi? Noi? Sì, voi. Discutereste forse gli ordini del re? Orsù, uccidetevi. Fuori le daghe. Ma questa sacchia la mia non esce? Neanche la mia, guardi un po'. Ma com'è? Ecco qua le daghe. Accidenti e fedonti. Chi dà segno di viltà verrà ucciso da me in persona. Allora io stavolta parto, eh? Pronti a morire? Senz'altro. Via! Commilitoni a noi! Dico, non vorrà mica uccidermi sul serio, eh? Magari è che non la vedo bene, caro Conte. E allora? Sì, pronti! Sì. Va bene. Fino alla morte! Commilitoni! Fino alla morte! Facciamo finta! Piano, piano! Ma che piano? Ma come? Ho detto di fare per finta! Che se la chiappo! Così! Eccolo! Ecco! L'ho preso! Destra! Sinistra! Sinistra! Bene! Fondo! Così! Cosa fate? Ballate? Ecco, maestà, la verità è che non siamo molto pratici di daghe, noi siamo arcieri di prima classe! Arcieri, maestà, arcieri! Non potevate dirlo prima, no? Vieni qua! Comandi! C'è una mela per quest'uomo? Grazie, maestà, non si disturbi, non ho appetito, grazie! La prenda, sembra brutto non accettare! E va bene! Eccola, maestà! Grazie! Me ne lasci un pezzetto! Bene, date un arco al suo compagno. Vedremo la vostra valentia. Scusi, maestà, non si potrebbe fare il contrario. A lui la mela e a me l'arco. Dopo. No, guardi che non ci sarà un dopo, sa? Che ci faccio questo? Piano? Giù! E in ginocchio! Piamin. Mi vede? Oh, sì. Ma che fai? Ma perché ti muovi? Vede, il mio amico è molto più bravo del bersaglio mobile. Ha tentato tradimento! Arrestateli! Arrestateli e decapitateli sul posto! Ancora voi! Me la pagherete! Domani sera al banchetto di fidanzamento con Deianira voi due sarete invitati. Grazie, molto gentile, signor. Sì. Sarete invitati, ma non in qualità di ospiti. Ultime notizie. Creta. Dalla reggia di Minosse è stato effettuato da parte di Dedalo e di suo figlio Icaro il primo tentativo del volo dell'uomo nello spazio. Il lancio è miseramente fallito. Notizie mondane. Il banchetto di fidanzamento del nostro augusto sovrano con Deianira sarà rallegrato da musiche e danze e numeri di destrezza.
I giardini della Reggia saranno illuminati per l'occasione da torce umane. Il resoconto della bella festa verrà dato con le ultime notizie della notte. Buonasera. Che bella festa. Silenzio! Accendiamo le torce umane, basta. Sì. Vedonte? Sì, subito, con vero piacere. E ti pare che quello diceva di no? Figurati. Eccolo, eccolo! Eccolo! No. Un momento, non è ancora buio. Non vedi come ci si vede bene, Euristeo? Ti dispiace veder bruciare i due amici di Ercole, Magnifiche queste noci della Mesopotamia. Ne vuoi una, Deianira? Eh? Sì, schiacciala. Lo sapevo. Non c'è la forza di Ercole nelle tue mani. Nelle mani non so, ma nei denti sono più forte di lui. Il mio dente. Presto che fanti un esorcismo per il mio dente. Purtroppo, mio re, anche il grande Sculapio dice quando il mal di denti viene, chi ce l'ha se lo tiene. Vorrei farle passare il mal di denti. Hai un rimedio? Altro che. Conte, sì. La magia di Sculapio. Cosa? Il cachè. Sì, non ti dono. Ecco. Cos'è? Una formula magica? Quasi. Questo che infante! Oh, che male! Ecco, maestà. Inghiottire, maestà. Deglutire. E basta uno. Che tutti? Li prende? Non mi passa! Sì, Conte. L'ha presi tutti. Ostra che adesso si addormenta. Non mi passa, il peggio di prima! Accendeteli! Oh, subito! No. Coglioni, mi stifica tutto! Questo era Dio! Il valzer delle candele! Non il dolore mi è passato! Sono dei maghi! Spegneteli! Ah sì, li uccidiamo! Smorza? Ma no! Smorza! Smorza, smorza! Scioglieteli! Che ne dici? Sono io, sono il mago di Ampiotta. Ma chi l'ha detto? Anche noi siamo maghi. Il mio amico e collega, l'uomo camello, vi mostrerà ora il dono prezioso che ci fece Minerva. Prego. Minerva, la famosa dea Minerva, della Sappa Magenta, stabilimento di popoli. Mostra a sua maestà il prezioso ricordo delle misteriose terre di Macedonia. Come ha detto? La Macedonia. Macedonia. Una cosa che non dico, ma te la faccio. Eccola qua. Ecco qua. Attenzione. Siamo i padroni del fuoco. Fumi, Conte, fumi. Ah, sì. E fumi. Mangiano il fuoco, guariscono i dolori, siete dei maghi. E se siete dei maghi, siete miei amici. E se siete miei amici, sarete invitati alla festa del mio fidanzamento. Sì, esatto. Oh, qua! Noi siamo i figli di Vulcano. Mangiamo il fuoco, ma possiamo anche accenderlo a qualsiasi distanza. Lo sai, lei c'è il carogna con quell'affare. Non si preoccupi, non si preoccupi. Pari a bomba. Attenzione! La bomba! Osservare! Maghito, senti che botto! Senti che botto! Piccolo mago Scamorza, lì sta roba! Maestà, la festa è... Andiamo! Comincia! Uccidiamo, vero? No, ma... Ho capito, ci penso io. Ragazze, su un po' di vita, che il re non scherza. Un momento. Lasci fare a me, piccole, su un po' d'allegria, che sua maestà si sta addormentando. Maestà, la vita è bella! Col cia-cia-cia! Uno, due, cia-cia-cia!
Uno, due, cia, cia, cia. Grazie. Sacra? No, profana, profanissima. È una danza iniziatrice ai sacri riti d'amore. Anzi, se lei permette, la insegno alla signorina Deianira. Venga, venga, venga. Attenzione, mi segua bene, eh? Un, due, tre. Senti, com'è? La gambetta, lancia e il sederino un po' più su, eh? Un, due, già. Ecco, muovici un po' di fianco, così. Brava! Che simpatici che siete! Peccato che siate amici di Ercole. Amici di Ercole noi? E chi lo conosce? È vero, Conte? Che lo conosce lei? Mai visto, mai! Non è vero, lei ha sempre affermato di conoscerlo. Ma veramente, ma voi combattereste contro Ercole? Non aspettiamo che questo tire! È vero, Conte? Ma certo! Però Ercole è molto forte e unico! Ti figuri che nella nostra epoca noi di Ercole ne fabbrichiamo a dozzine! Trio! Fermi tutti! Che succede? Cosa avete detto? Fabbrichereste degli Ercole? Altro che, se ci ridate la macchina, ritorniamo nella nostra epoca e ve ne portiamo quanti ne volete. No. Sì, sì. Avete detto che fabbricate gli Ercole? Bene, fabbricateli qui, non siete dei maghi. Beh, ci vuole un po' di tempo. Se Ercole, tornando dalla Trinacria, troverà degli Ercoli più forti di lui, riavrete la macchina e sarete liberi. Altrimenti, la morte. Ciao. Capito, Conte? La morte? La morte. Mannaggia. L'avventura. Scusi, maestà, ma perché si mette il cuscino in testa? Per stare comodo sul carro. Comodo? Ma veramente, scusi, da noi si mette tutto da un'altra parte. Ma come in testa? E che ne so. Avanti. Vai. Ma che? Sono ferma! Maestà! Il molleggio non va. Ma no, commendatore, sono le ruote, guardi. Le ruote? Scusi, maestà, ma le ruote non si fanno mica così. Già, e come si fanno? Tonde. Tonde? Ma no. Straordinarie queste ruote. Che bellezza viaggiare così. Quei due sono formidabili. Chissà che Ercole hanno preparato. Se fossero veramente sicuri, non cercherebbero sempre di sottrarmi la chiave dal nascondiglio della loro macchina. E dove l'hai nascosta? In un posto molto sicuro. E vi ho messo a guardia il Minotauro. Bravo. Forza, animo, Rasi. Lavorare. Sulle braccia! Su! Voi lottate sul serio e non fate i lavativi! Tira su subito, sai! Su! Grande maestro! Di? Non vedo mio marito da 2 mesi. Deve mantenere le forze per l'arrivo di Ercole. Va bene. Quando avrò tempo, ti spiegherò come stanno le cose. Pazienza! Nostro grande re! Come va? Maestà! Meraviglioso! Pretore, prima era mago.
magro come un chiodo e adesso sembra un po' ripieno. Ha visto, Pritone, che puttana? Ah, sì. Super allenamento, maestra. Ah, sì, continuate pure. Bravi, bravi. Mi compiaccio. Guardi quello. Triste? Penso al ritorno di Ercole. Ma non temete per la sua sorte. Questi non possono nulla contro di lui. Ma io temo per la mia sorte e per la tua. Ancora. Oh, strega. Su. È un po' poco, Permette? Ma avanti, presto. Oh, ma guarda quello. Non si ferma mai. Una pausetta si potrebbe fare. È mezzogiorno. Come sai che è mezzogiorno? E non vede la sirena. Oh! Oh! La sirena. Ma le sirene non stanno nel mare. E questa è una sirena d'acqua dolce. Oh! Oh! Otturiamoci le orecchie. Avanti, miei fidi. Siamo in vista di Anfiossa. Amonite. Andiamo. Bravi, bene. Euristeo! Eh? Euristeo! Che c'è? Che accade? Oh, mio grande re Euristeo! Sta arrivando Ercole! Accidenti, è arrivato in anticipo. È giunto il grande momento. Sì. Ercole alla reggia! E voi ostacolategli il passo davanti alle mura della città. Sì. Su! È arrivato. Finta di niente? Non posso più. E voi piano. Siamo arrivati. Compare, guarda che femmina. Quanto è bella. Eppure alta. Avviciniamoci. Devi essere meravigliosa. È permesso. Ora la chiamo. Bellezza! Ah! Troppo alta! La colpa è tua perché ti fissi sempre con quelle alte. Queste sono belle, piccole ma saporose. Fermati, Ercole! Euristeo ti ordina di andare. Cosa ti prende, Fetonte? Tu non devi rientrare in Anfiossa. Euristeo è mio amico e non sarete voi a sbarrarmi la strada. E invece saremo proprio noi. È quello che vedremo. La clava, miei figli. La verità, ninfe siete. Certo, non vedi che sorriso. Oh. Oh no. Che volesse piovere. Gergeri, a me, Gergeri. Freccia! No, aiuto! Aprite! Fino alla morte! E allora, piacere per piacere. Noi vi portiamo le anfore e voi ci fate visitare la città. La vostra casa, il vostro salotto. La camera da letto. Ma è vero che nel continente usate le lenzuola. Voi ragazze sabbatiche siete, ma noi uomini di casa, vita tranquilla faremo. Hai ragione. Porta spalancata, città ospitale, procediamo. Oh, guarda queste pitture, artisti bravi ci devono essere in questo paese. Ma ieri sera non c'erano. Artisti veloci sono. Peccato che è un genere di pittura che non attacca. Andiamo. No! Ci penso io! No! Via, andiamo via!
I fusti! I fusti! Un momento! Avanti, fusti! Eccoli! Vai, fusti! Aspetti, non è finita, guardi! Ercole, bentornato dal tuo viaggio in Trinacria. Fanno la pace, guardi. È vero. Vicino il tuo ritorno. Ora sarà sempre con noi. La chiave. La prenda. Non ci lascerai più. Eccola. Alla macchina, presto. La macchina. Che cos'è questa storia? È vero che non volevi il mio ritorno? Io? Ma io sono tuo amico. È tutta colpa di quei due stranieri, vedi come fuggono? E pensa che l'uomo cammello ha tentato di insidiare la tua fidanzata Deianira. La macchina qua dietro. Deianira non ci ha detto la verità. Poi non ho mica la sua in una stalla. Si sarà rovinata. Guarda quel cornuto! E così le femmine riducono gli uomini nel continente. Ma che vuoi? Signor Cornuto, noi la sua signora non la conosciamo. Stia calmo. Ma che cornutissimo vuole se lo sapere? Forza, eccellenza! Bravo, dai il cornuto! Dai, senza pietà! Eccellenza, vada a prendere la clava. Non mi serve più, o miei figli. Tutti quelli che hanno tramato contro di me saranno puniti. Noi innocenti siamo. Tu, Deianira, mia sposa, siederai sul mio trono. E tu, Ingrassiade, sarai ministro della giustizia. Grazie, eccellenza. E tu, Francheo, sarai ministro della polizia. Ministro della polizia! Allora che ministra, ministra, finalmente se mangia. Viva Ercole! Morta ai traditori! Coraggio di voltarsi. Forse l'abbiamo seminata. Mamma mia, tutto è perduto. Anche l'onore. Sì. Io, un Rusteghin di Varessa, sono fuggito ignominiosamente di fronte a un uomo con la corna. Ma ora basta, se ritorna lo affronterò. Sì. Il mio coso, il minotauro. È una mucca, è una mucca. Andiamo. Ma dove andiamo? Qui ci vorrebbe la macchina del tempo. Chissà che faranno in Amfios. Chissà. Demo, va. Complimenti a te, camerata, che fa le donne guerreggiare. Molonaia militar, più sembate che me par. Con le donne che fanno la guerra, più fogoso l'attacco si sferra, corpo a corpo in un bel serra-serra ed aumenta la popolazione. Soldati con i superiori, sull'attenti torace un po' in fuori, con le bocche che sembrano cuori, date baci uno qua e uno là. Tu, Francheo, e tu, Ingrassiade, il grande ministro Caifante vi vuole subito. Andiamo. Ancora vivo è questo fetoso. Andiamo. Andiamo. Onorate il grande Caifante. Sono capo della polizia. No, ministro della polizia sono io. È lui. Leggi questo decreto di Ercole. Le cariche, i corpi di polizia, i mezzi di trasporto di Francheo e di Ingrassiade passeranno al ministro Caifante, che li sostituirà in tutto. E come fu?
Che facemmo domani? Avete reso madri queste due fanciulle. Ora dovrete sposarle. Condannati a moglie. Ma non basta. Partirete subito in missione alla ricerca dei due stranieri che tentarono la vita del re Ercole. E venite alla pacchia. E li dovrete riportare vivi o morti. E come sarebbe? Vivi loro o morti voi. Hai capito? Destituiti e sposati. Che continente mafioso. Che stanchezza. C'ho tutti i piedi gonfi. Io sarò calato almeno 5 kg. Sono 2 giorni e 2 notti che camminiamo. Neanche alla fiera di Milano mi stanco così. Bella situazione, signor Conte. Sperduti nel tempo, con la macchina nelle mani di Ercole che non ce la ridarà mai più. Mai. Ercole, tra le braccia di Deianira. Questo pensa a Deianira. Mi fa una rabbia, mi fa. E adesso che facciamo? A chi chiediamo aiuto? Aiuto. È inutile che stia tanto che ci sente. Come dice? Dico, è inutile che chieda aiuto. Aiuto. Insiste, con quella vocetta poi. No, guardi, commendatore, che io non ho chiamato aiuto. Aiuto. Ma che è l'eco? Sì, sono Eco, la ninfa Eco. Ma dove sei? Qui, dentro questo masso, asso. Quale masso? Quello su cui siete seduti voi. Oh, scusi le spalle, signora. Scusi, ma che fa in quel sasso lei? Sono innamorata di Macisseis, il figlio della montagna. E la mega Circe gelosa osa, mi ha chiuso qui dentro, entro. Tiratemi fuori, Ori! È una parola! Aspetti. Piano! Scusi, signora. Chiamate Macisseis, lui mi salverà, verrà. Lo chiamiamo. E chiamiamolo. Maciste! Signor Maciste! Ma commendatore, non è mica Tarzan! Chi vi chiama? Noi, c'è la sua fidanzata dentro quel sasso! Sente? Eccomi! Levatevi di mezzo! Che finge quello! Mazzero, quanto è forte! Questo è più forte di Ercole! Lui ci salverà, ho un'idea. Per carità, basta con le sue idee, Conte, per carità. Commendatore, mi sembra che lei non abbia più fiducia in me. La sfiducia nasce dall'esperienza, caro mio. Guardi, due forze uguali e contrarie si annullano. Basta mettere Maciste contro Ercole e noi siamo salvi. Potremo recuperare la macchina e andarcene da questo schifosissimo secolo. È vero, ma come si fa? Commendatore, venga. Ha visto che roba? Il midollo della pecora è il segreto della sua forza, Orta. Adesso capisco perché Ercole, che mangia solo midollo di leone, è mille volte più forte di lui. Ercole più forte di Maciste? Ma lo sa lei che Maciste è di ritorno dalla valle dei ciclopi Opi per passare il mare con la nave, ha remato con 100 remi da solo, Olo? Ercole non ha bisogno di remare. Lui si carica la nave sulle spalle e si fa una passeggiatina così, attraversando il mare a piedi. Ma lo sa che Maciste iste nella valle dei re. È incantata la puntina? Ha sollevato un obelisco di granito Ito? Beh. E cos'è, una prova di forza questa? Ercole con gli obelischi ci si stuzzica i denti. E poi lei lo sa, lo conosce molto bene. In che senso, Enzo? In senso biblico, Abramo conobbe Rebeca e nacque Giacobbe. Bravo Conte, Ercole conobbe lei e nacquero le corna di Maciste. Uè, almeno questo è quello che va raccontando in giro Ercole. Maciste, vai da questo Ercole, dagli una lezione, devi fargli due occhi così. Così? Sì, così. È fatta, signor Conte. Con permesso. L'accompagniamo. Maciste, vai tranquillo, illo. E se correrai pericolo, questo ramoscello di mirto seccherà e io verrò in tuo aiuto! Vai, Maciste, iste! Io ti fermerò, Maciste, e questa notte tu sarai mio. Parola della maga Circe. Zitti voi, porci! Vi ho trasformati i maiali perché non vi amavo, ma lui lo ama. E come?
Siete gelosi, eh? Ma cosa vorreste mettervi con lui? Quasi quasi siete meglio adesso di prima. Maciste resterà al mio fianco per sempre, voi sarete il suo nutrimento. Maga Circe. In ginocchio, schiave, quando siete alla mia presenza. Sapete che non sopporto accanto donne più alte di me. Adesso potete alzarvi. Che cosa c'è? Il divino Maciste sta attraversando il tuo territorio, Circe. Lo so, so tutto io. Sono maga, no? Sì. Ma forse non sai che è diretta ad Anfiossa per battersi col divino Ercole. Maledizione, così quello me lo rompe prima dell'uso. Maciste non andrà ad Anfiossa, deve fermarsi qua. E come farai? Farò scendere la notte. Sono maga, oh, ma che, scherziamo, eh? La notte, amica mia, portatemi polvere di tenebre, estratto di bufera numero 2. Quello con la figurina. Nox. È una trototox. Notte. Lunga notte. Notte di luna calante. Notte, mia maga compagna. Scendi su Maciste e su chi l'accompagna. Mannaggia. Maciste! Ma perché corre così? Perché? E lei ha esagerato un pochetto. Io? Sì. Gli ha detto che Ercole è più forte di lui. Che Ercole con gli obelischi ci si stuzzica i denti. Beh, sa, l'ho detto per montarlo un po'. Va bene, ma il fatto che Ercole si carichi le navi sulle spalle e passi il mare a piedi è un po' troppo. No, guardi, commendatore, che quello l'ha detto lei. Non l'ha detto lei, con te. No, guardi, che quello l'ha detto lei. L'ha detto lei. Io le giuro, guardi, mi possino ciecare. Maggio. Ostrega, sono diventato cieco davvero. Lei è diventato cieco, io non ci vedo per niente. Già ci vedevo poco, hai capito? L'ho sempre detto che porta iella. Ma no, è scesa la notte. Ah, sì? È scesa la notte? Sì, però non vedo le stelle. È vero. Accidenti, l'ho viste io le stelle. Ho beccato un albero con la capoccia. Dove siete? Seguitemi. Estratto di bufera, concentrato di temporale, portatemi una ciste, ma senza fargli male. Dai, Esa! Senta, commentatore. Via, zitto, per favore, chiuda quella boccaccia che le porto una iella che non le dico. Io? Sì. Che io possa affogare se è vero. L'ombrello? Sì. L'ombrello. Che avevo detto? Che avevo detto? Scusi, commentatore. Là c'è un lume. Dov'è? L'ombrello. Sì, sono qua. Mi scopre, eh? No. Eccomi qua. Bussiamo? Bussiamo. Vuoi scommettere che c'è un tabaret? Meglio non entrare. Meglio non entrare. Ma no, andiamo, almeno dentro non piove, no? E dentro non piove, che dici, Giugiolone? Che dici? Si vede niente. Bello. Ah, finalmente abbiamo trovato un tetto. Sì, ma non c'è nemmeno una sedia. Prego, commendatore, s'accomodi. Dopo di lei. Non si sa mai. Giusto. Vorrei bere. Lo sapevo. Non mi piace quello che succede. Senti, chissà come sono quelli che cantano. L'ho detto io che è un tabaret. Dimmi. Io non ci vedo chiaro. Io sì. Ma chi è la padrona qui? Sì, insomma, chi è la tenutaria? La tenutaria? Sono io. Come ti chiami? Io non mi chiamo. Ma come ti chiamano gli altri?
Nessuno mi chiama. Sono io che chiamo, se voglio. Uffa, quante storie. No, dico, qual è il tuo nome, scusa? Chi lo sa, muore. Ah. Vuoi saperlo? Io? E chi mi frega? Lo vuol sapere lei? No, no, per carità, non si disturbi. Devo parlarti. Bene, così chiariremo alcuni misteri. Ah, ma sì, veniamo con te? No, voi andate nella stanza degli ospiti. Dov'è? Di là. Andiamo con te? Un momento, eh. Ecco, andiamo, va. I maialetti. Guarda i maialetti con te. Ostrega i maiali. Perché, dove siamo capitati? Se la memoria non mi inganna, siamo finiti nell'antro della maga. Ah, della maga? Quella matta è una maga. Rida. Se la maga Circese. Circe? Deve essere una coltivatrice diretta di suini, perché c'ha i suini. No. Se quella che con i baci trasforma gli uomini in maiali. Ostrega, cosa mi racconta? Ma non è vero. E non è verosimile, Conte. Ma perché, scusi, quello che è successo finora è forse verosimile? No. No, ma io non credo assolutamente che una donna possa trasformare gli uomini in maiali. Ci credo. Come ha detto, scusi? Mamma mia, un porco che parla. Convinto adesso? Sono un porco, ma fui un grande uomo politico. Strano, eh? Da noi capita tutto il contrario. Circe, che ci ha ridotti così. La maga. Il suo bacio ci ha rovinato. Allora il suo bacio è come un porco, eh? Commendatore! Eh? Il Mino Lupo! Beh, il Mino Lupo viene. Che dicono? Ecco, ora uno di noi deve morire. Un ghingo, tre galline, tre capò. Per andare alla cappella c'era una ragazza bella che suonava il 23. 1, 2, 3, tocca proprio a te. A chi? Il grande uomo politico. Ha capito che tutti? Qua invece di farli mangiare, se li mangiano. No, poveretto. Signor Norcino, lo lasci stare, così caruccio. Zefata. Ora tocca a voi. Tocca a voi. Tu a voi. No, a voi due. Comandi? A noi? A voi, ora tocca a voi. Essere ammessi al cospetto della nostra padrona. Venite. Devo, commendatore, su. Di là? Ma no, hanno detto di qua. Ma la voce viene di là? Hanno detto di qua. E va bene. Di qua. E di là, dicevi là. Quanto sei bello. Ma perché sei così sospettoso, maciste? Conosci il mio nome? Io conosco tutto di te. La larghezza del tuo torace, delle tue spalle, dei tuoi bicipiti. Io credo di sapere chi sei. Sì? E chi sono? Tu sei la maga Circe. Bravo, la risposta esatta. In compenso, un bel bacino. Ma che maniere. Oh, ci sono i tuoi amici. Prego, accomodatevi. No, grazie. Posso offrirvi qualcosa? Beh, insomma. Prosciutto? No. Salame? No. Porchetta? Questo deve essere l'uomo politico di prima. Eccellenza... Complimenti. Mortadella? No, guardi, non è il caso. Fagioli? Ah. Con le cotiche? Un po' pesantucci, eh? No, grazie. Signora, non abbiamo proprio appetito. Ecco. Stiamo bene così, guardi, non si disturbi. Allora basta, via, svelti, a letto senza cena. A letto? A quest'ora? Venite. Commendatore, si ricordi dei maiali, non faccia il porco. Va bene, ma... Buonasera. Maga. Segui. Buonasera. Segui. Maciste, bando agli indugi. Perché mi respingi? Stringimi forte tra le tue braccia. Avviticchiamiti. Come prego? Avviticchiamiti. Oh, tutti così grossi e ritardati. Stringimi tra le tue braccia. Voglio andare. Fagiullone, bambinone. Vieni qui. A te. Attenti qui. No. E vabbè. Che vogliamo fare? Si fermi, commendatore. Perché? Cerchi di ragionare sempre che ci riesca, vero? Dica pure. Circe è innamorata di Maciste. E beh? Come beh? Se lo bacia siamo rovinati. Ah, perché, scusi? Ma come perché? Invece dell'uomo più forte del mondo avremo il porco più forte del mondo. Eh già.
E che ce ne facciamo? Tanto più che la fiera di Modena è di là da venire. Modena? No, è una cosa nostra. Insomma, bisogna assolutamente impedire a Circe di baciare Maciste. Ecco, lei vada ad impedire, io mi trattengo con le ragazze e mi sacrifico. Beh, pazienza. Di là? Ma fregato sto romano. Ti amo, Maciste, ti amo, ti amo. Perché rifiuti così il mio amore di maga? Ma come? La maga Circe ai tuoi ginocchi. Pensaci, di maga ce n'è una sola. Ma sei proprio di sasso, figlio mio, si vede che sei figlio della montagna, sai. Dove vai? Perché ti allontani? Non temere, ti amo troppo, sai, per trasformarti come gli altri. Dammi la tua mano, senti come batte il mio apparato cardiomuscolatorio. Cosa? Il cuore, cretino. Oh, più sono grandi e più sono ignoranti, sai. Ma non mi sfuggirai. Scusi, signora. Ma che c'è? Mi potrebbe dire che ora è? È l'ora che ti levi dai piedi. A lei che fa? Ti levi dai piedi. È proprio quello che mi ha detto la maga Circe un momento fa e non ha mandato qua. Ma allora la Circe, Matisse, la Cicci, insomma, il cretino è rimasto con la manta. Il mio fascino circeo non ti incanta. Ebbene, ti incanterà la mia magia. Come si dice, non posso averti per amor, ti avrò per forza. Siediti qua vicino a me, a Cecce. Guardami amorosamente. Sospira per me. Ho detto sospira, non soffia. Di che mi ami. Che mi ami. Ripete tutto come un pappagallo, Di ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Bravo, così. Stringimi forte tra le tue braccia. Più forte. Più forte. Aia! Un po' meno forte. Adesso io chiudo gli occhi e tu mi darai un bacino. Ma cosa vedo? La maga Circe sta per baciarlo, E no, ti piacerebbe il forzutone mio. E io gli levo la forza, sì, gliela levo. Baciami su. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Oh, questo è troppo! Nessuno mi ha mai offesa così! E manco si sveglia, sa! Portatelo via! Incatenatelo! Mi ha offesa! Pagherà duramente questo affronto! Via! Portatelo via! Ve la pagherai cara! Maciste! Fussi, fussi, fussi! Aiuto! Aiuto, stranieri! Ma che succede? Ma questa è la voce di Maciste! Chiede aiuto a noi! Andiamo bene! Aiutare lui, e noi chi ci aiuta? Noi! Voi? Belle fate, come mai? Perché voi baciate così bene? Modestamente noi romani... 7000 anni di esperienza, vero? Ah sì, anche i nobili furlani non scherzano mica, Con permesso, riverito. Da quella parte? Presto. Vado subito. Pardon. Senza. Ingraziate! Francheo! Ingraziate! Oh! Dove sei? Qua! E io dove sto? Allora continuo a cercarti. Ingraziate! T'ho scambiato per un albero. Io non capisco. Mezz'ora fa era giorno e adesso è notte. E di che te meravigli, nel continente siamo. Torniamoci ad Anfios. Senza quei due. Chissà dove saranno quei due. Chi lo sa. Rusteghin, mi dica. Mi presta l'ombrello? Per far cosa? E per appoggiarmi. Lei ci vede bene? No, veramente io non vedo niente. Si figuri io. Attento alle buche, Attento che si può anche cadere. Lo so. Piano, ecco un ramo, E che è? Una mano. Ah, scusi, buon uomo, da che parte siamo? Dalla parte giusta. Ah, bene. Arrestateli! No. Avanti, donne! Guardi, E non fate resistenza, Subito ad Anfiotta! Andiamo! Piano che soffri i solletti. Li abbiamo presi, Certo! Andiamo, perché... Beh, La mia forza! Dov'è la mia forza?
dammi la mia forza. E che te l'ho levata io? Magari. Il mirto è tornato verde. Maciste mio, sei salvo, Alvo. Non temere, la tua forza non è andata dispersa, Ersa. L'ho passata all'uomo che ti era più vicino, Ino. Al tuo amico Raimondino, Ino. Ai. Zitto, Conte, zitto. Ma che zitto, mi fa male. Ai. Porco mondo, come stringe questo coletto. Stringe. Signor Conte, ma che ha fatto? L'ha rotto. Materiale dello Stato, roba scadente. Anche la catena. Io non ci riesco. Aspetti. Questo è un po' duro. È duretto, eh? Ma che succede? E che succede? Succede che lei è più forte di Ercole. Ma no, commendatore, via, cosa dici? Ma come no? È pure più forte di Maciste, no. Ma perché non me l'ha detto prima? Complimenti. Piano, bevevata. Scusi tanto, io non sapevo. Porca, e noi che cercavamo uno da opporre a Ercole. Che cretini, ce l'abbiamo. E dov'è? Lei. Io? Sì. Ma le assicuro che non ho mai avuto tanta forza. No, l'ha sempre avuta, solo che non lo sapeva di averla. Ha capito? Adesso che ce l'ha, la dopri, no? La dopri. Signor Conte? Sì. Una allargatina alle sbarre? Io? Sì, alle sbarrette. Un colpettino. Beh, provo. Piano, non si faccia male. Hai detto niente. Prego, s'accomodi. Grazie, signor Conte. Grazie. Va bene, scusi, ma perché tanta fatica? Abbia pazienza, basta buttare giù la parete. Ah, secondo lei per buttare giù una parete basta fare così? Basta fare così. Prego. Signor Conte, presto, alla nostra macchina. Sì, l'ombrella. Signor Conte, la macchina deve essere ancora qui dentro. Non c'è più. Dove sarà? Qui, tu dovete saperlo. Guardie, prendeteli! Non c'è il Conte che si fa male? Piano! Mamma mia, che forza! Eccellenza, il nodo ci fece, che ci dobbiamo ricordare? Dov'è la nostra macchina? Dove l'hanno nascosta? Non lo sappiamo, noi Caifante lo sa. Veramente non lo sapete? No, non lo sappiamo, parola d'onore. Sì? E allora non c'è che un rimedio. Lei sfiderà Ercole. E sa che metteremo per posta dell'incontro? Il fagiolone d'oro. No, la macchina del tempo. Ah, bravo, commendatore. Aia. Oh, scusi. Della sera. Anfiossa. Il nostro amato monarca, il divino Ercole, ha accettato la sfida dell'uomo cammello. In singolar tenzone di lotta libera, senza esclusione di colpi, finché morte ne segua. Moda. Da Atene è giunta notizia che la Medusa si è fatta la permanente. Buonasera. Mettersi contro Ercole. Parola d'onore, è un suicidio. Un bel saltino. Su. L'ombrello. No, l'ombrello no, come mi può servire. No, come no, per le flessioni. Uno.
Due? Due? Ah, così, sgabello? Coraggio, coraggio, che la nostra macchinetta ci aspetta! Sì, ma Ercole è sempre Ercole! Zitta, zitta, per carità, zitta. Almeno avessi potuto vendere io i biglietti con tutta questa gente. I posti del ringe, 50.000 lire l'uno! E piano! Zitta, zitta! Ma stia zitto lei! Sì. Con l'aiuto di mio padre, Giove Tonante, che mi guarda dalla vetta dell'Olimpo, io sono pronto. È pronto. Con la benedizione di mia madre, Santa Donna, che mi pensa dalla provincia di Belluno, sono pronto anch'io. Via. Via. Oh, ma guardi che muscoli, io non ho niente. Niente, non esiste. Ma come no, ma guardi che roba. Lo ridurrà a polpette. Ha ragione. Ah, sì, sì, di. Si dia inizio al combattimento! Coraggio, Rusteghin, coraggio! Niente, signor Conte, con quel fisico che si ritrova pure lei, non lo deve nemmeno vedere, non lo veda, non lo veda! Su! E che c'è? Ma se non lo vede nemmeno! Guardi che l'ho visto! E c'è stato uno sbaglio, via, sotto! Deciso, piglio sicuro, riflessi pronti! Pronto per la cianchetta! Cosa? La cianchetta a sgambetto! Via! Attenzione! A terra! Occhio lungo, Rosseghin! Deciso alla vita, agganciare per la cintura, così sollevare, sferenare, spettare! No! No! Che ne dite? Calma, signor Conte, calma! Rantumerlo come una coppa di champagne! Via di mezzo! Sempre in mezzo sta! Tu mi hai detto d'accettare il combattimento, è un complotto, me la pagherete! Vai tu! Con una signora, no, ma che maniera! È incredibile! E che vuole adesso? Forza con te! Con te! Compare, qui le cose si mettono male, gli ammonito! Mi attaccare anche il braccio, via il braccio! Via il braccio! Ma ci iste, iste, iste! Tocca questo mirto, irto, irto. Riavrai la tua forza, orza, orza. Grazie. Che potente. E adesso cosa faccio? E che fa? Si alza, va là e dimena. Non lo vede che è un'ombra? Non esiste, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Forza con te, lo colpisca a basso, lo lavori ai fianchi, al fegato, sfondato a Ha visto? Non gli ho fatto niente. È un caso psicologico. Dice? Sì, i nervi tesi. Si rilassi, si distenda e si rilassi. Ma più rilassato di così. Senza incanto e senza mirto sei più debole di un morto. Non sai farne nemmeno la rima, Ima, Ima. Dagli il mirto come prima, Ima, Ima. No. Sì. No. Sì. No. Avanti, verme, alzati, colpisci, colpiscimi dove vuoi, anzi qui, colpiscimi lì. Ma signor Ercole, non mi permetterei mai. Colpisci, se no ti colpisco io. E se lo dice lui? Beh, ma tanto non gli faccio e niente. E ci provi? Morticone a terra, signor Conte. Aia, aia. E
perché mi vuole tritolare? Ah. Commendatore! Mi faccio paura! Riprendi la tua forza. Magia. Dia retta a me, se ne vada a casa, non è aria. Questo gli fa due occhi così, ha capito? Voglio spacciarlo con un colpo solo. Va bene, glielo dia questo colpo, subito, tanto non fa niente, via. Prego, s'accomodi. Faccia pure, su, avanti, prego. Ecco, si tolga. No, amico, vai. Giù. Compare nel continente, pure le sedie femmine sono. Eppure alte, mi sembra. E ben imbottite. Da qui non ci muoviamo più. E chi si muove? Ah, no! Piuttosto che lasciarti andare via così, ti bacio e ti trasformo in un maiale. Sono amaga, no? Provaci un po'. Certo. La maga Circe è diventata una maialina. Perché? Prima che era. Andiamo, Maciste, iste, iste. Dove sei? Vieni fuori! Ma che sono nato? Scusi, lei è il signor Ercole, sì. Ercole? Forza, Maciste, iste! Forza, Maciste, forza! Se Maciste vince, forse potrò ancora riavere il mio regno. Ma chi te lo fa fare? Ma non stai bene qui in casa mia? Tranquillo, con tutte le comodità. Non paghi una lira. Attacchiamo la corona al chiodo, eh? Che vuoi di più? Eccoci a Milano dei nostri tempi. Sa cosa le dico, signor Conte? Ci farà freddino, ci sarà la nebbia. È l'unico paese al mondo dove si sentono tossire gli uccellini. Ma Milano è un gran Milano. Uè, chi ci si sta mai con un animan? Infatti. Hai visto che avevo ragione io? Il mercato in via Catania c'è, solo che in quest'ora qui è chiuso. Ma lei sta pensando ancora a via Catania? Un momento. Oh, come un momento. Voi là, me l'avete chiesto gli altri due, vero? Sì, ma allora... Tanti anni fa. Ma come tanti anni fa? Due minuti fa. Dico, ragazzi, volete mica farvi passare per scemo, vero? No. E poi quell'affare qui cosa fa qui? Non mica stare qui, questa è sosta vietata, portarlo via, via, via. No, guardi, quella non è un'automobile. Ah no? E cosa è un'astronave? Quasi. È la macchina del tempo. Quella non percorre chilometri, ma anni. Ah sì? E quanti anni fa? Con un litro. 6 o 7.000. Ecco. Poi dico, ragazzi, cosa c'è scritto qui? Tiro il piccione. No. Per favore, portate... E lei cosa fa lì tutto nudo? Lì si veste, lì indecente, ma... scandaloso. E lei lì col pigiamino con la camicetta della notte. Avanti, su, portate via quella roba di presto, su, via! No, mi dispiace, ma noi su quella macchina non monteremo mai più. Mai. Ah, sì? Mai. E allora sapete cosa vi dico? Che quella macchina ve la porto via io. Sì, signori, ve la porto io all'autoparco. Il Bertarelli Giuseppe. Vergogna, scostumati! No, 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 È finita la metropolitana? No, ne manca ancora un tocchettino. Commendatore, 7.000 anni fa si stava male. Fra 7.000 anni staremo peggio. Sa cosa le dico, Rustichin? Ehi, giovanotti. Buonasera. Buonasera. Mi fai accendere? Fai accendere, signora. Subito. La maga,
Tutte così, più son grande, più son frescone.